e bentornate sul canale. È arrivato il mio ordine Charlotte Tilbury per il mio compleanno, yeah. Allora, volevo provare il nuovo fondotinta, ma non mi sono fermata al fondotinta. Ho preso anche un pezzo quasi per delle categorie che mi interessavano. Quindi in questo video parleremo di cosa ho comprato. Ve li farò vedere swatchati e ve li farò vedere anche applicati. Quindi parleremo anche dell'applicazione e delle mie prime barra quasi definitive opinioni a riguardo. Ho anche direttamente il sito aperto in modo da potervi far dire tutti i prezzi e tutto quello che c'è da sapere. Allora, iniziamo dal pacchetto del mio ordine che arriva qui. Questo foglietto vi arriva in realtà ogni volta che fate un ordine da Charlotte, perché vi manda proprio la fattura. In questo caso ve lo mostro perché il motivo per il quale ho deciso di comprare il fondotinta direttamente dal suo sito e non dal solito Cult Beauty e siti che rivendono in Europa Charlotte Tilbury è la possibilità di reso. Dato che lo shade match per questo fondotinta era un po' misterioso, non si riusciva bene a capire quale colore acquistare, c'erano ancora poche review, non riuscivo a trovare bene delle review di ragazze con i miei colori, quindi che più o meno potevo insomma identificarmi. E quindi ho deciso di acquistare dal sito perché c'è appunto la possibilità di rendere il prodotto in caso il colore fosse sbagliato o magari l'avete provato due volte e proprio non fa il caso vostro. Il prodotto deve essere come nuovo, quindi cioè non usato, cioè non gli rimandate indietro un prodotto a metà e venite rimborsate. Quindi io l'ho fatto semplicemente perché ero in dubbio fra due colorazioni. Allora, intanto stiamo parlando di cosa? Di questo qui, che è l'Airbrush Flawless Foundation, un fondotinta a lunga tenuta, demi matte lo chiamano, e adatto a tutti i tipi di pelle, un effetto flawless, poreless, quindi levigante per i pori, adatto soprattutto a chi ha delle discromie, quindi chi ha dei rossori, cicatrici da acne, quindi chi ha una texture e una grana della pelle non perfetta. Il fondotinta costa 49 euro, ci sono una cosa come non so quante colorazioni, tantissime, dalla 1 alla 16. Tutte le colorazioni sono declinate in 3 sottotoni. La colorazione che ho acquistato io è la numero 4. Io ero indecisa fra la 4 e la 5. Ero indecisa fra la 5 perché intanto mi sono basata, non ho usato lo shade matcher qui, il sistema per controllare il vostro colore, perché mi sono basata più o meno sulle foto, su qualche swatch, su qualche review che ho visto, in modo da potermi un attimo fare una panoramica più ampia e sbagliare meno. Dicono che ossidi un pochino, secondo me ossida, ma non al punto da cambiare colore. Questo non è secondo me un metro per scegliere la shade giusta. Tra la 4 e la 5 io ho scelto però la 4 ed ho fatto bene. La 4 neutral, quindi con sottotono neutro, che è poi il sottotono che io che ricerco sempre in un fondotinta. Vi faccio vedere adesso com'è l'applicazione. Io l'ho applicato già un bel po' di volte e la cosa bella di questo fondotinta è l'effetto. Intanto vi dico che in questo caso lo vedete utilizzare con un pennello buffing brush, questo è di Sephora, ma è il numero 45, si legge solo il numero, però è di Sephora, non credo che ci sia ancora perché ce l'ho da tantissimi anni. E poi ho tamponato, di nuovo ripassato su tutto il viso la mia spugnetta, e queste sono quelle di Emax Design che trovate su Amazon, ma vi lascio il link giù nell'info box. Mi piace molto applicato in tutti i modi. La prima volta che mi è arrivato l'ho provato direttamente con le dita e vi devo dire la verità, mi piaceva un sacco perché ne ho provato tipo su mezzo viso per vedere più che altro il colore. Poi l'ho applicato col pennello, anche perché loro, da quello che ho capito, è il metodo di applicazione che consigliano. In realtà mi piace molto anche con la spugnetta, ma io sono un amante dei fondotinta stesi con le blender, quindi per me è un po'... sono un po' di parte. La durata è altissima,
la sensazione sul viso è veramente quasi matte. Io lo incipio pochissimo, neanche con una polvere matte, proprio con una cipria fissante, ma giusto proprio per scrupolo mio personale. Potrei anche non fissarlo con una cipria, che resta lì tutto il giorno, cioè la cipria non ne altera la durata. Copre perfettamente, è un fondotinta secondo me adatto a chi vuole una coprenza alta, ovviamente, non a chi vuole una coprenza leggera. È un fondotinta che leviga tantissimo, i pori no pore non ci sono e io non avevo applicato nessun primer sotto, quindi non avevo applicato né un primer minimizzatore, né un minimizzatore di pori, né un primer mattificante, né un idratante, niente. Avevo semplicemente la mia skincare routine. E mi piace, il colore è giusto e mi piace un sacco davvero. Seconda cosa che ho voluto a tutti i costi provare, è arrivata l'ultima capoccetta, è il correttore. Si chiama Magic Away Liquid Concealer. È il famosissimo correttore con l'applicatore a spugnetta. In realtà ci sono un attimo rimasta per quanto riguarda questo prodotto, perché contiene 4 ml e quando voi lo girate la prima volta per far uscire il prodotto nella spugna già si alza tantissimo l'ultima parte del sistema a pressione che utilizzano e quindi già vedo che, oddio, per me nella mia mente sta già quasi finendo. La colorazione di questa invece che ho acquistato viene 30 euro, è la numero 3. L'ho scelto un pelo più chiaro rispetto al fondotinta perché comunque non volevo che il correttore fosse sbagliato. Cioè, preferisco averlo magari mezzo tono più chiaro, leggermente più chiaro, in modo che sia anche un po' illuminante. Io lo applico direttamente sull'occhiaia, quindi sulla zona che voglio coprire ed illuminare, e lo tampono con la mia spugnettina, lo applico con la spugnetta. È un correttore molto coprente. Veramente coprente, infatti secondo me è uno di quei correttori perfetti anche per l'estate, quando magari usiamo solo il correttore e un velo di cipria e non usiamo il fondotinta. E loro sul sito lo consigliano sia per l'occhiaia che anche da utilizzare su tutto il viso, soprattutto sulle discrumine, sui brufoletti e sulle macchiette, quindi per me è un correttore che sto provando e mi piace, però mi riservo ancora di cambiare opinione perché voglio in realtà vedere la durata, cioè quanto mi dura questo correttore. Poi, cipria, non ho acquistato nulla, non mi ispirava la cipria, dicendoti, vi dico la verità, e non ho acquistato blush perché comunque ho i miei preferiti, lo sapete. Per chi non lo sapesse che capita su questo video per la prima volta, ho dei miei blush del cuore preferiti e faccio fatica a staccarmi. E prodotti per le sopracciglia no, dato che ho la dermopigmentazione e poi comunque ho un sacco di cose ancora da finire. Occhi. Quello che mi ha sempre catturato l'attenzione sono i Color Chameleon. Sono praticamente dei matitoni ombretto in crema. Vedete, sono fatti proprio così, il prezzo è di 25 euro, ci sono tantissime colorazioni, io ho scelto la Amber Haze, perfetta per gli occhi castani, quindi per chi ha gli occhi castani, quindi per le brunette. Mi ispiravano tantissimo perché secondo me sono quella cosa, quell'ombretto facile e veloce, soprattutto da mettere nel beauty quando si va via, perché applicato su tutta la palpebra, adesso vi faccio vedere come l'ho applicato io e come volevo applicarlo io, cioè l'ho acquistato proprio per fare questo genere di make up. Applicato su tutta la palpebra, dovete sfumarlo velocemente perché è veramente una formula molto asciutta, quindi si sfuma ma nell'immediato, dopodiché si fissa e non si muove. Io non ho messo primer, non ha bisogno di niente, è un'ottima anche base appunto per gli occhi. È una formula appunto long lasting, sto leggendo sul sito, garantiscono si fissi sull'occhio per 10 ore. Quindi
volevo questo prodotto, perché per me è anche, questo è anche un prodotto per creare un make-up giorno veloce, prima di uscire, per andare al lavoro. Vi applicate questo, lo sfumate, un po' di mascara e siete a posto. L'unica cosa è che, tornassi indietro, non prenderei di nuovo, è la colorazione, cioè cambierei colore, perché in realtà è qualcosa di simile ad altri ombretti in crema che ho, però... E alla fine è quello che uso di più, quindi sono contenta di averlo preso. E volevo provare una delle loro rock and roll, le Iconic Liquid Eye Pencil, che vengono sempre 25 euro e sono le matite occhi. Il colore che ho scelto io è anche il loro colore top, si chiama Barbarella Brown ed è un marrone scuro, proprio un marrone testa di moro, un bel marrone scuro. Mi aspettavo che fosse un po' più dura la mina, in realtà è una mina molto cremosa, molto facile da sfumare, ma allo stesso tempo la sfumate velocemente, come vi faccio vedere adesso. La sfumate velocemente, si scrive benissimo anche all'interno dell'occhio, la sfumate e resta lì anche lei tutto il giorno. Praticamente sono, non so, da quando ho ricevuto l'ordine mi sto truccando solo così. Io sono un amante delle matite marroni, sono quelle che utilizzo di più rispetto a quelle nere. Non è solito, non è facile vedermi con la matita nera, cioè è molto più facile che io abbia una matita così marrone scuro. Mi piace molto, per quello che ho potuto provare finora è promossa. Ve l'ho già detto quanto costa, 25 euro. E arriviamo ai due campioni che ho ordinato prima di passare alle labbra. I due campioni che ho ordinato sono i due mascara. Voi praticamente prima di effettuare il pagamento sul sito avete la possibilità di scegliere due campioni omaggio e c'è tutto, praticamente tutto, c'è sia dalla skincare al fondotinta, c'è tutto. Io ho scelto i due mascara, mi aspettavo, non, cioè sono belli, cioè sono delle mini taglie praticamente, molto mini, però sono comodissime queste mini taglie da portare in viaggio. E tra l'altro gli unici due mascara che fa Charlotte Tilbury ci sono entrambi nella sezione appunto campioni omaggio, e sono il Legendary Lashes volume 2 e il Full Fat Lashes. Sono entrambi dei mascara in setola, quindi abbiamo due spazzole diverse ma entrambe in setola, non in elastomero. Se io avessi dovuto acquistare uno dei due, avrei acquistato il mascara sbagliato. Vi faccio vedere quello che avrei acquistato io sulla carta, diciamo così. Il Legendary Lashes, vedete che ha una spazzola sempre in setola, ma più piccola, più fine, delicata. E questo è un mascara che definiscono Instant Volume e lunghezza, quindi è un mascara allungante e volumizzante. Io lo definirei più allungante, mi piace perché, ok, è un mascara che fa il suo lavoro, però ecco, non lo ricomprerei in full size. Mentre non avrei proprio calcolato il Full Fat Lashes, che è questo qui, che addirittura è il mascara 5 stelle, separa, volumizza, allunga, un effetto drama, quindi è il mascara più tutto, mamma, più tutto non si può dire, comunque quello più completo diciamo che hanno in gamma, che non avrei comprato, vi dico la verità, per la spazzola, perché è una spazzola in setola cicciotta e io con queste spazzole non mi trovo per niente bene, perché puntualmente mi macchio, mi si stampa l'eyeliner. Adesso vi faccio vedere come l'ho applicato e se notate io sto tenendo la testa più alta con lo sguardo in basso in modo da evitare di sporcare la rima ciliare. Mi piace un sacco, è un mascara che mi piace tantissimo, non l'avrei mai detto. Ecco, vedete a cosa serve anche avere la possibilità di acquistare sia le mini taglie che ricevere dei campioni, perché adesso io sono invogliata ad acquistare il mascara giusto, non rischio di acquistare un mascara che poi non mi piace, perché vi giuro io avrei preso il Legendary Lashes, invece no, il mascara che mi piace di più come effetto, perché comunque resta un effetto drammatico, bello, intenso, ma ordinato, che poi è quello che mi piace nei mascara. Quindi tornassi indietro lo ricomprerei il Full Fat.
Arriviamo alle labbra. Io possedevo già una Lip Cheat, le sue matite labbra, nella colorazione Pillow Talk. Vi ho fatto anche un video mesi fa sui dupe di questa matita. Quindi ve lo lascio linkato giù nell'info box, ve lo metto nelle schede, adesso vediamo. Dove appunto avevo trovato delle colorazioni simili. Colore labbra, chiamiamolo proprio come si chiama, Your Lips But Better. Quindi il vostro colore di labbra, ma più bello. Io ce l'ho sempre in borsa, come potete vedere l'ho praticamente finita, è una matita che utilizzo sempre, mi fa da base a qualsiasi rossetto su questa tonalità e a volte la uso anche su tutte le labbra, a mo' proprio di rossetto, con un bel burro cacao sopra, un gloss, matita che adoro per la durata, per la consistenza, perché è una matita giusta, cioè morbida ma dura allo stesso tempo, quindi comunque precisa nell'applicazione, non è di quelle troppo morbide che rischiate di sbavare mentre l'applicate. E quindi ne ho ricomprata un'altra ed è, dov'è? Eccola qua, sempre la Pillow Talk, perché è il mio colore preferito, in modo da avere un backup. E poi finalmente ho acquistato, per completare la mia collezione Pillow Talk, poi vi faccio vedere anche la palette, parliamo anche delle loro palette, il rossetto che fa parte della linea Matte Revolution nella colorazione Pillow Talk. Il prezzo del rossetto è di 32 euro, mi piace moltissimo la forma che ha, molto precisa anche senza matita, è riuscita ad applicarlo veramente bene sulle labbra. La formula è matte, ma non è un matte asciutto e secco, è un matte comunque confortevole, non asciuga troppo le labbra, non le tira, insomma si presta bene ad essere steso ed è perfetto per la matita, e questa sarà la combo che mi vedrete per sempre adesso sulle labbra. Finiamo adesso con un prodotto che non ho acquistato in questo ordine, ma avevo acquistato mesi fa quando ho acquistato la matita, ed è una palette occhi, sono le Luxury Palette, sono palette da 4 colori, il prezzo è più o meno di 50 euro, se non ricordo male. La mia colorazione è la Pillow Talk, palette bellissima, 4 colorazioni, 2 opache, un top glitterato da applicare sugli ombretti ed un colore luminoso. L'ho usata veramente con piacere, è comoda, è piccola, è sottile, piccolina proprio nel formato, quindi la potete portare in viaggio. Le polveri si sfumano perfettamente, sono polveri pigmentate il giusto, perché sono state create non per dei professionisti ma per chi si trucca per diletto, quindi non ha magari l'abilità di sfumare dei colori super strong, ma ha bisogno in una palette di avere 4 colori facili da sfumare e complementari fra loro, in modo da creare un look tutti i giorni. E ci sono riusciti a pieno. Io trovo che queste polveri siano veramente qualitativamente alte, valgono il prezzo che hanno. E quindi io ve la consiglio, ma vi consiglio anche gli altri colori che non ho, però ho avuto modo di toccare, di provare da amiche. La ricomprerai 50 volte. Questo era tutto quello che ho comprato, spero di esservi stata utile e di avervi, insomma, fatto vedere da vicino qualcosina, di avervi magari aiutato nella scelta anche del colore, se siete come me, prendete il 4 del fondotinta. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!